Buonasera a tutti, benvenuti. Io sono Ilaria Menolascina, curatrice di OGR Public Program, il programma di formazione promosso dalla Fondazione Arte Moderna e Contemporanea CRT in collaborazione con le OGR. Questa sera ospitiamo il terzo incontro del progetto OGRU. E questa sera abbiamo come ospiti Ambra Pittoni e Paul Flavien Enriquez, che in realtà sono già alle OGR da una settimana, perché già la settimana scorsa hanno avuto modo di incontrare i ragazzi che partecipano al progetto di OGRU, e con loro hanno già avviato un progetto, una performance che si svilupperà ancora di più nel workshop di domani. Lascerei la parola alla curatrice del progetto di OGRU, Barbara Casavecchia, per presentare i nostri ospiti di questa sera, che ringrazio, e grazie a tutti voi per essere qui. Grazie mille, come sempre faccio in questi casi, molto velocemente dico due cose sugli artisti. Ambra Pittoni e Paul Flavien Enriquez Serranou lavorano insieme e collaborano dal 2009. Vivono tra Torino, Parigi e altri luoghi, presto Mosca, perché dai primi di giugno saranno coinvolti nella Biennale di Mosca con un public program, yes. Quindi gemelliamo i public program. Lavorano con la performance e l'installazione, in cui la prima include la propensione a inventare nuove discipline, ed è una cosa con la quale lavoreremo poi nei workshop. Irreale come finzione condiviso e proposto attraverso esperienze collettive. La maggior parte dei loro progetti copre lunghi periodi, persino anni. Li hanno presentati in varie istituzioni e spazi indipendenti ad Amsterdam, Milano, Gallarate, Varsavia, Berlino, Beirut, allo spazio Barriera di Torino, al PAV di Torino, CLOG Torino, a Marsiglia, a Francoforte, Napoli, Parigi, Berlino, Milano, Collegno e via di seguito. Hanno tenuto workshop e collaborazioni con la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, JVR, il Centre Pompidou, e insieme a Lucrezia Calabro Visconti hanno fondato The School of the End of Time, che è il progetto che porteranno a Mosca. Questa sera ci presentano Air Talking. Grazie. Quanto siamo performativi? Questa è una domanda che potrebbe sembrare assurda, ma che dovremmo tutti porci se abbiamo qualche tipo di ambizione nel momento storico che stiamo vivendo. Quanto siamo performativi? E che cosa intendiamo per performatività? La performatività ha a che fare con l'autorappresentazione, con la capacità di autopromozione, con la capacità di trasmettere entusiasmo. In breve, di rispondere alla domanda: Are you ready? Ricordiamoci adesso Sarah Connor, che osservando il Terminator venuto dal futuro, riconosce in lui il padre perfetto mentre sta giocando con il suo figlio John. La performance del Terminator è infallibile, ma soprattutto la sua volontà di performare è eterna e inesauribile, infinita. Allora, a questo punto ci viene da pensare che forse il Terminator, il T-800, sia tornato dal futuro non per salvare John Connor, ma per salvare se stesso dal dover performare all'infinito. In pratica, il Terminator sarebbe un fuggitivo. Come dice lo scrittore berlinese Jan Verwoerd, performance is all about timing. Essere nel posto giusto, al momento giusto, e mostrare il profilo giusto. Il concetto di performatività va dunque insieme alla visibilità, alla disponibilità e ovviamente alla presenza. Più sei disponibile, più sei visibile,
più sei presente, più sei performante. La presenza poi è un aspetto centrale della performatività. La presenza costituisce un'economia del miraggio. Essere presenti significa allargare l'orizzonte delle possibilità, accarezzare il possibile sospeso, il potenziale sospeso dell'evento. Una nuova rete di relazioni, un nuovo progetto, una potenziale nuova conoscenza, un modo di dimostrare che ci sono. L'assenza, invece, non significa solo restringere l'orizzonte delle possibilità, ma anche prendersi il rischio di non apparire più. E prendersi il rischio di essere sostituito, perché oggi tutto e tutti sono sostituibili. Quanto, ma quanto la profezia di Joseph Beuys si è dimostrata vera? Forse non come lui si l'immaginava, ma ecco, ci siamo. Siamo diventati tutti artisti. Nella società dell'informazione, l'informazione non è più l'istrumento per comunicare il prodotto, è diventato il prodotto. Non vendo più quello che faccio o come lo faccio, ma vendo il fantasma che c'è dietro quello che faccio. Creo informazioni a partire dei miei gusti, dei miei desideri, del mio esistere. Sul lavoro metto un po' del personale e nella mia vita metto un po' di professionalità. Mostro sulla rete sociale quanto sono bravo ad esistere, ad essere soddisfatto. E lo mostro attraverso una moltitudine di slogan. La parola slogan è interessante. Nel suo libro, Massa e potere, Elia Scanetti ne dà l'origine. Slogan viene dalla parola gaelica, che significa grido di guerra. Il slogan è ovunque, ad ogni momento, e compone il rumore di fondo della vita. Come degli artisti performer, produciamo con il proprio corpo, con la propria vita, davanti a un pubblico, ad un testimone. Osserviamo e siamo osservati. Amiamo e siamo amati. Invidiamo e siamo invidiati. Perpetuando così il mito della nostra propria esistenza. Se guardiamo la storia del XX secolo, la performatività e la sua esuberanza è sempre stato un strumento, un modo di ribellarsi, di opporsi alle repressioni. I beats, le hippies, i movimenti LGBT degli anni 70 agli anni 90 hanno tutti cercato di usare la performatività e la sua esuberanza per creare dei spazi nuovi nella società. Questo è un estratto del documentario Paris is Burning di Jenny Livingstone. Per chi non lo conoscesse, il voguing è una pratica performativa inventata negli anni 70-80 da minoranze ispano-afroamericane
largamente omosessuali, che riprendevano il modo e incorporavano il modo di abitare, di vivere della società alta, dell'alta società bianca, e sfilavano riproducendo le pose che vedevano nel quello che potrebbe essere il contenitore simbolico dell'alta società bianca, che era Vogue. Anzi, si chiamano voguing. Ma molto velocemente, il neoliberalismo ha capito che il potenziale produttivo di queste energie rivendicatrici, della loro forza senza sosta, la cui natura esistenziale rifiuta tutto modo di sciopero o di assenteismo, perché la lotta è in un certo senso continua. Dunque, vivi come un artista, opera come un artista, diventa quello che fai. Sing different, be yourself, do it. Il tempo della performatività ha divorato tutto lo spazio, anche gli angoli più bui. Mi chiamo Marco. Non tiratevi indietro, chiedete sempre perché. Perché pagare le spese del conto corrente? Con ING Direct io non le pago. Sono piccoli passi, ma si comincia così. Prendi parte al cambiamento. Scegli conto corrente arancio. Per te zero canone, Visa Oro e prelievi Bancomat gratuiti. Per rendersi conto della commissione tra vita e lavoro, è sufficiente osservare il funzionamento di un'azienda come Google, che ha perfettamente integrato tutte quelle caratteristiche che prima erano proprio degli artisti. L'anticonformismo, gli orari sregolati, la libertà. La bohème, con Google e altre aziende come essa, è diventata il modello di produttività del nuovo millennio. Ma la cosa importante che Google ha capito è che la vita non deve contenere il lavoro, ma è il lavoro che deve diventare vita. Per cui il riposo, il piacere, dov'è il piacere? Il divertimento sono stati tutti integrati, assorbiti e inseriti nel lavoro. Verranno screditate. Ti starai chiedendo il motivo dello schermo nuovo? Ciao, sono Gina. Io sono Matt. Ciao. Dan dice che è un buon momento per il setup dei tuoi social. Hai tempo? Certo. Ottimo. La settimana scorsa sarai stata troppo impegnata per aprire il tuo social account dell'azienda e non credo che tu abbia aggiornato il tuo vecchio profilo. Scusate, che ho avuto davvero troppo da fare. Oh. No, sono contenta, è solo che non ho avuto tempo di fare cose extracurricolari. Wow. È interessante che tu la metta in questo modo. Noi consideriamo il tuo profilo e le sue attività come parte integrante della tua partecipazione qui. È così che i tuoi colleghi, anche quelli dall'altra parte del campus, sapranno chi sei. La comunicazione di sicuro non è extracurricolare, giusto? Giusto, ma certo. Ti consideriamo una persona da conoscere dal potenziale illimitato e un membro fondamentale della comunità. Ma sei un grande enigma. Davvero? È da anni che una persona così misteriosa non lavora qui. Piaci molto a tutti quanti. Il tuo lavoro è esemplare, hai ottimi punteggi per essere la prima settimana. Sei soddisfatta della tua performance? Tutta questa fluidità tra le varie sfere dell'esistenza è sicuramente sia stimolante, eccitante, potrebbe esserlo. Se non ci fosse, però, il rischio di una sovraesposizione. Perché nello scenario della performatività non c'è più riparo, non ci si può riporare da nessuna parte. Non c'è più un fuori in cui proiettarsi, ma c'è solo un dentro. Bisogna stare dentro. La performatività è una condizione da cui non si può retrocedere. Che io decida o meno di performare, io resto performativo. La cupola di Truman Show non si può bucare, perché dietro ce n'è un'altra e un'altra ancora e così via. Nel momento in cui vita e lavoro sono la stessa cosa, come faccio a scioperare dalla mia vita? Nella storia esistono varie tattiche che, a differenza dell'assenteismo proposto dai movimenti operaisti italiani,
non prevede una rottura e dunque un andare fuori, ma una frantumazione sul posto, uno sbriciolarsi e un operare dal di dentro. Ad esempio, pensiamo a Robert Walser, lo scrittore svizzero, che è ricoverato in manicomio quando gli viene proposto di essere trasferito in un reparto dove le malattie psichiche sono un po' più leggere, decide di rimanere. E allora forse quella è la sua tattica, o quello è il suo riparo, è lì che ha trovato riparo. Poi c'è la questione dell'idiota. Vi ricorderete tutti, o quasi tutti, il film di Lars von Trier degli anni 90, The Idiots, in cui una comunità di persone decide di vivere e di operare una fiction e di vivere come se siano dei menomati o malati mentali. Svend. Benedikte. Severin. Ja, I to, I kender hinanden. Hej. Vi har jo ikke haft alverdens tid til at komme op med det her, men hvad fanden, det er jo nogle gange det, der skal til. Det er tidspres, ikke? Ja. Axel, vil du ikke? Vis os, hvad du har. Axel? Er der problemer, eller? Altså, hvis I får skrubler med at tage en kunde fra et andet bureau, så kan jeg godt forstå det. Nej, det er ikke det. Axel, vis os nu, hvad du har, selvom du måske mener, det er foreløbigt. Det var sådan en bitte svend der. Barnemad. Men altså, hvis jeg skal forstå det rigtigt, så er det altså velvilligt indstillet over for barnemad, så. Jamen ja, det synes jeg er. Det er skide godt. Fint. Ja. Altså, vi har sådan set et luksusproblem, kan man sige, ikke? At vi måske synes, det kunne være for raffineret, fordi man kan forveksle det med børnemad. Jo, børnebørn, ja. Men det er jo det er raffineret, ikke? Vil du have et glas vand? Ja tak, det vil jeg gerne. Har du sådan en farveprinter? Altså farverne kan vi jo altid tale om, men hvis du godt kan lide farverne, så holder vi os til de farver. Men må jeg spørge, hvor stor altså størrelsesordenen for kampagnen, hvor mange penge der er til den? 20 millioner. Okay, fint. Men det er så med busser og det hele, så ikke? Nej, der kommer så busserne oveni der. Ja. Busserne kommer oveni. Okay. Undskyld. Jeg tror lige, Benedikt og mig tager en tur under fire øjne, ikke? Kom. Se trovo l'idiota dentro di me, continuo a performare, ma scelgo cosa performare. Costruisco un territorio all'interno del territorio da cui io voglio fuggire e divento sovrano di quel territorio e della performance. Dal passato, poi, una pratica ormai dimenticata, scomparsa più che dimenticata, ci arriva il tarantismo, in cui una comunità creava ancora una volta un territorio sospeso dai doveri quotidiani, dalle leggi del quotidiano, per accogliere la persona che era stata morsa da un ragno. E il tarantismo articolava la stessa domanda che noi articoliamo qua oggi: come faccio a scioperare dalla mia vita? Come faccio a scioperare dall'essere donna, madre, moglie, contadina, credente, eccetera, eccetera.
Lo sciopero umano non può prescindere dalla performance, ma l'idea è di creare un altro tipo di performance. Adesso vorremmo raccontarvi un aneddoto come riportato dall'antropologo russo Sergei Cherkogorov. Nella metà dell'Ottocento, più o meno, durante una parata di un battaglione di cosacchi di Transbaikalia, un battaglione composto maggioritariamente di buriati di Tungusi, che sono popoli del centro orientale della Siberia, i soldati si misero a ripetere gesti per gesti, parola per parola, gli ordini del comandante. Dovete immaginare che questo colonnello si ritrova con un reggimento che, piuttosto che seguire gli ordini, ripeta ogni movimento che lui fa. Ovviamente comincia a gridare, a insultarli, ma meccanicamente loro riproducono ogni gesto e ogni parola e li insultano e gridano sopra. La sequenza dei gesti, delle parole, delle espressioni del colonnello aveva scatenato una sorta di ipnosi collettiva, da cui era impossibile uscire per i soldati, e più il colonnello si agitava, e più l'effetto prodotto era potente. Così che, se il colonnello aveva deciso di buttarsi da una finestra, loro l'avrebbero seguito e si sarebbero buttati anche loro. In questo aneddoto, Sergei Cherkogorov non cerca o non vede la dimostrazione di un essere arretrato delle popolazioni siberiane, ma piuttosto considerava questo episodio come un episodio di olonismo collettivo. Olonismo è un termine che deriva dalla parola tungusi olon e descrive un stato in cui il soggetto perde improvvisamente, per un periodo più o meno lungo, l'unità e l'autonomia del sé e conseguentemente il controllo dei suoi atti. È difficile capire quali sono i fattori scatenanti dell'olon, del stato olon. Ma abbiamo osservato che il soggetto subisce una sorta di rottura nel flusso cognitivo-percettivo, ma i fattori sono delle cose ordinarie. L'apparizione inattesa di un animale, la forma particolare di un frutto, il rumore del modo di scolare dell'acqua. Questa condizione si manifesta attraverso una pulsione irrefrenabile all'imitazione di quello che chiamiamo ecolalia, il fatto di ripetere le parole, e ecochinesi, di imitare il movimento e i gesti. Nella società occidentale, il sé è concepito come una cosa indissociabile. E se avviene questa dissociazione, allora diventa patologia, schizofrenia, bipolarismo. È considerato anche l'autismo o i sindromi di Asperger. Invece, presso le popolazioni tungusi, questo tipo di episodi di latenza sono percepiti come una costante possibilità nella vita di un individuo. L'antropologia, invece, ha definito questo fenomeno come crisi della presenza. Nel libro Il mondo magico, Ernesto De Martino parla della crisi della presenza, più che di questo trauma che arriva in seguito a qualcosa che accade, poi questa dissociazione dell'io, questo panico in cui il rischio di essere posseduti, di perdersi completamente, e ne individua tre modi di uscita. Allora, uno è l'imitazione, divento quello che ha scatenato il mio trauma, per cui divento il frutto della forma strana, l'animale che arriva improvvisamente. L'altra possibilità è di fuggire, e la terza è la via dello sciamano, ovvero integro quello che mi ha traumatizzato come una chiamata spirituale. E c'è un bellissimo racconto, sempre che ci racconta Ernesto De Martino, e vi leggo, che si intitola Uvavnuk, colpita da una palla di fuoco.
Una notte, Uvavnuk uscì dalla sua capanna e mentre errava nel buio, assistette alla caduta di un meteorite. Sprofondando immediatamente in una crisi, essa ritornò alla capanna dove la sua famiglia era riunita. Appena entrata nello spazio familiare, si accorse però di poter percepire i peccati e i segreti di ciascuno, come se il mondo non celasse più nulla al suo animo. Davanti alla spaventosa e inattesa caduta del meteorite, la fragile Uvavnuk è turbata. Eppure, a partire dal momento in cui il meteorite è riconosciuto come uno spirito venuto a lei, la redenzione è resa possibile. Ma cosa succederebbe se invece di risolvere la crisi, noi decidessimo di non risolverla, di accoglierla e di dimorare in essa? Nella metà dell'Ottocento, ancora, nel momento più buio e più difficile della sua carriera di scrittore, Herman Melville scrisse la sua novella più famosa, che è Bartleby the Scrivener. Un secolo dopo, il filosofo Gilles Deleuze, francese, ne fa una lettura originale in cui descrisse Bartleby come un guaritore, una sorta di sciamano. Nell'ottica della crisi della presenza, potremmo definire lo stato di Bartleby come un stato holon. Ma piuttosto che fuggire o cercare di risolvere il dramma magico, Bartleby decise di rimanere, di provocare la catastrofe. Come nel mondo magico, Bartleby si serve di una formula. I would prefer not to. Preferirei di no. Non prende posizione. Non è qui, ma non se ne va. Rifiuta il rifiuto, non incarna nessuna qualità, ma opera una sottrazione. Non è assenza, ma presenza disoccupata. E così incarna il non senso del lavoro e della performatività. Non si oppone al lavoro, ma provoca piuttosto la crisi del lavoro che si impossessa della vita. Infatti, Bartleby non è vittima di un episodio di olonismo, ma ne diventa un fattore scatenante e in tutti gli effetti un sciamano. Allora possiamo, anche noi, prendere ispirazione da Uvavnuk e Bartleby e divenire a nostra volta sciamani. Possiamo trascendere la nostra propria condizione senza fuggire, ma piuttosto dimorando al suo interno per diventare creatori di nuovi territori. Ispirati dall'olonismo, quando abbiamo creato l'Air Talking, abbiamo deciso di prendere la situazione mondana come terreno di sperimentazione, guardandola con l'occhio dello sciamano e guardandola come un corpo. In questo corpo, tutte le gerarchie tra gli organi sono eluse. Per cui il lobo dell'orecchio è importante quanto una gamba, un ginocchio, una papilla gustativa, capelli, lingua, collo. L'ordine di questo sistema è sovvertito, anche se all'apparenza tutto è uguale. La testa è sopra, poi ci sono le spalle, la vita, i fianchi, le gambe e i piedi. Quello che lo fa funzionare in modo diverso è la diversa rappresentazione di un corpo, è creare un corpo attraverso l'immaginazione. E questo è quello che fanno gli sciamani per diventare sciamani. Prima di diventare sciamani devono riuscire a immaginare il proprio corpo, almeno in una tribù di cui abbiamo letto, come uno scheletro. Devono produrre un altro corpo attraverso la loro immaginazione. L'air talking è una pratica derivata dall'air guitar, una disciplina in cui gli amanti di assoli di chitarra elettrica mimano le espressioni sceniche, i movimenti del chitarrista originale. La parodia non è giudicata solo sulla somiglianza, ma piuttosto sulla sua interpretazione.
e sulla sua capacità di autoderisione. Imitando una disciplina, ne prendiamo l'estetica senza per forza gestirne la tecnica. L'air talking è una delle estensioni dell'air X, in cui X rappresenta qualsiasi evento fisico, sociale o comportamentale adatto a essere imitato, sia reale o virtuale. È l'osservazione della simulazione integrata a livello sociale. Il dominio dell'apparenza, del pretendere elevato a livello di pratica in sé. La traiettoria della simulazione è interrotta, deliberatamente mantenuta in uno stato precoce, come quegli alberinani in cui i rami vengono tagliati o come quegli animali costantemente incrociati allo scopo di ottenerne una versione pigmea. La simulazione diventa realtà non in quanto simulacro destinato a soppiantarla, ma in simulazione conservata in quanto tale, coscientemente approcciata e sviluppata come pratica in sé. Un altro punto di ispirazione alla pratica dell'art talking ci arriva dal mondo della natura, e in particolare delle pratiche di tanatosi dell'opossum della Virginia, il quale, quando si sente in pericolo, finge di essere morto, coricandosi sul lato, emanando odore di corpo putrefatto dai pori e dell'ano e schiuma della bocca. L'air talking ha lo scopo di diventare una strategia di sottrazione del lavoro inerente alla socializzazione e al dovere della presenza. Disabita la presenza, costruendo un corpo e un sistema gestuale atto a produrre un nuovo genere di sciopero, lo sciopero della terza natura, una natura che si è avventurata al di là di tutte le dicotomie tra reale e irreale, e ha integrato la simulazione come realtà in sé. Here and there è una modalità di presenza. È l'insieme di posture che compongono l'attitudine di un individuo presente e assente allo stesso tempo. Il corpo è nella sua materialità presente nello spazio, ma lo sguardo e la postura ne rendono la consistenza più gassosa. Questo effetto si ottiene attraverso delle microtorsioni del collo che viene girato dalla parte opposta del petto, come se per guardare un oggetto fosse necessario dirigere lo sguardo nella direzione opposta rispetto a quella in cui si sta andando. Gli occhi fissano qualcosa e non qualcuno, ma senza insistenza, con pigrizia, svogliatezza. Materializza l'ubiquità di un essere teso tra direzioni opposte. Molteplici punti di interesse, un individuo che sfugge al suo apparire.
Il barbiere. Mano sul gomito. Palmo della mano sulla bocca. La mano va da sinistra a destra o da destra a sinistra. Gli occhi sono immersi nel vuoto, più o meno all'altezza del petto dell'interlocutore. Il barbiere riflette un atteggiamento di ascolto attento e preoccupato. Testimonia una natura riflessiva e intensamente misurata. Malcolm X. Questo gesto può sostituire o completare la postura del barbiere. Pugno, mano sul gomito. Dito indice appoggiato alla tempia. Il resto della mano è chiuso a pugno. Gli occhi persi nel vuoto, altezza petto dell'interlocutore, o direttamente posati su quelli dell'interlocutore. Malcolm X indica, come per il barbiere, un ascolto attento, leggermente altrove. Testimonia una predisposizione all'ascolto, ma allo stesso tempo sognante e ambiziosa, perché politicamente e intellettualmente impegnata. Mano pugno sotto il gomito piegato. L'altra mano chiusa a pugno verso l'alto. Il pugno trema, di una tensione contenuta e pronta ad essere liberata. La testa è leggermente girata verso l'esterno. Una combinazione permette di scegliere un numero tra 1 e 5, escluso il 4. Dopo qualche secondo dal tremore, che simboleggia la fine della riflessione, si mostra il numero con il dito. Parkinson può essere anche eseguito con uno sguardo sostenuto negli occhi dell'interlocutore. Come a rivolgersi direttamente al suo intelletto. Parkinson permette di sostenere una riflessione o un'opinione e uno slancio che spinge la voce verso un aggettivo o una frase shock. Questo gesto testimonia di un temperamento appassionato, un'anima volenterosa. Coco & Co. La mano sinistra forma una coppa girata verso l'alto. L'altra mano, che si trova sopra la mano sinistra, forma una coppa girata verso il basso. La mano destra traccia un arco e si posiziona alla stessa altezza della mano sinistra, formando una coppa verso l'alto. La mano sinistra forma un arco e viene a posarsi sopra l'altra, formando una coppa girata verso il basso. Questo gesto riflette una natura costruttiva, a tratti schematica, dimostra la capacità di risolvere problemi complessi attraverso un gesto semplice, oltre a sottolineare il vostro interesse per la sostanza. Il cappello elastico. Le mani si trovano davanti al mento. Fate rotolare un cappello tra l'indice e il pollice di ogni mano. Gli occhi si incrociano sul cappello invisibile, che può essere proiettato in diverse traiettorie. Questo gesto riflette una sensazione o una situazione delicata, raffinata, che si tiene su un cappello. È un gesto molto espressivo, che rende la natura delicata della vostra proposta e del vostro pensiero. Il monaco sorridente. Braccia incrociate. La testa leggermente piegata. Abbozzate un mezzo sorriso. Questo sorriso compassionevole riflette la vostra natura magnanima ed elevata. Non potete sorridere completamente, anche se state ascoltando una storia molto divertente.
Certi problemi complessi, che richiedono la vostra attenzione e la vostra riflessione, vi impediscono di celebrare la futilità del momento. Non siete già più di questo mondo, siete già altrove. L'ultimo lavoro in fondo. Indicate la posizione spaziale e la direzione di un'opera. Prolungate i vostri gesti per descrivere l'effetto che l'opera ha prodotto su di voi. Chiuso, detto anche engagé. Tutto il corpo è proteso verso l'altro. Ciò che questo sta dicendo cambia addirittura l'inclinazione del vostro asse principale, che forma una diagonale maggiore, e non è più centrato. Gli occhi dei due interlocutori restano nel cerchio. Allertato, detto anche scanning o checking out. Solo la bocca e le mani sono dirette verso l'altro, mentre tutto il resto del corpo è ricettivo verso il contesto generale. Ciò significa che l'asse principale è centrato e leggermente ruotato verso l'esterno. Tutte le molecole del vostro corpo sono ricettive. Gli occhi eseguono uno scan della situazione ogni qualvolta un nuovo soggetto o oggetto appare all'orizzonte, o per dare una semplice occhiata di accertamento. Ora procederemo alla dimostrazione di questo. Ora procederemo a una breve dimostrazione.
comprerei anche il mappo. Non l'abbiamo fatto prima per questioni drammaturgiche, ringraziamo l'OGR, Barbara e Sergei per tutto. Grazie. Yes. Grazie. È la prima che conta. Intanto grazie mille, era meraviglioso. Quello che volevo chiedervi è una cosa anche molto banale, ma che secondo me mi aiuta a capire come situare questa disciplina, ovvero vorrei capire dove avete esercitato il vostro studio, su quale campo e quale settore. Qual era nello specifico l'audio che abbiamo sentito, perché io credo di aver riconosciuto dei luoghi, le situazioni, però sono anche molto curiosa di capire che cosa state raccontando anche con tutto questo e se si può ovviamente applicare questa disciplina a tutti gli ambiti possibili e immaginabili. E tu? Ok, comincio io poi. Sì. Allora, per rispondere prima di tutto all'audio, l'audio è la registrazione di un opening di arte contemporanea e la mostra è Anselm Kiefer, Dalia Rumma, Milano, 2011 settembre, una cosa così, perché questo è l'oggetto in questione. Allora, gli ambiti, ovviamente è nato, questa disciplina è nata nell'ambito dell'arte contemporanea, perché è quello che in qualche maniera esacerba in maniera più forte tutte queste questioni del corpo e di una certa mondanità, o comunque una mondanità molto riconoscibile, anche un cliché divertente raccontato. Voilà. Quello che però anche dal 2011 al 2017, voglio dire, non sono tanti anni fa, però in ogni caso negli ultimi 15 anni questa è la mia opinione, credo anche di Paul Fabian, comunque che quel tipo di mondanità si è estesa, quel modo di lavorare ha, come dire, sfrondato i limiti di tante altre situazioni lavorative, comprese anche le più artigianali del caso. Voilà. Sì, poi devo dire che c'è stato un discorso sulla presenza che per noi, enfin, avete sentito il discorso sulla presenza che per noi è molto importante, che raggiunge anche altri discorsi, forse quello fatto da Ito Steyerl sull'economia della presenza è notevole sull'economia della presenza nel mondo dell'arte, come la presenza può essere una sorta di lavoro non remunerato, e lei mette molto in discussione questo rapporto alla presenza dell'artista, all'assenza dell'artista,
e i modi, tra virgolette, aveva già accennato i modi di scioperare, e lei li vedeva piuttosto verso il pubblico, come il pubblico attraverso, forse, mentre tweeta, quando c'è una performance o qualcosa così, esercita il suo diritto a scioperare, tra virgolette. E questo discorso abbiamo voluto ampliarlo, perché per noi entrava tutto un discorso forse più ampio, che era sulla performatività, la performatività che non guarda solo l'arte o il mondo dell'arte, ma anche tutte le situazioni di lavorative che ci sono adesso. Non dire la frenesia, forse tutto è giustificato, ma volevamo rimettere in discussione anche il pensiero, l'ideologia un po' di Google sul lavoro, quando tutto è inserito dentro il lavoro, il divertimento, il piacere. E siamo chiesto quali sono adesso, mentre ci affondiamo di più in questo modo di lavorare, in questo modo di vivere, a dire la verità, quali sono i modi di scioperare quando il lavoro diventa vita e come si sciopera della vita. E così siamo entrati in contatto con lo sciamanismo, con la magia, con tanti modi, che sono dei modi a volte che non sono concepiti come dei modi di scioperare, ma che per noi sono modi di scioperare della performatività. Esatto, così. Quindi anche dei modi per riposarsi? In qualche modo sì, anche se poi un po' quello che viene un po' fuori, no? Quando raccontiamo tutta questa mappa di referenze, è che non c'è possibilità di riposo. Cioè anche il riposo è una performance. Per cui in qualche modo l'idea di definire come dei playground, dei territori nuovi e di inventare altre basicamente di essere creatori, cioè di non adattarsi alle performance che vengono, come dire, imposte, ma questo poi storicamente, cioè appunto il tarantismo nasce per quello, come in tantissimi altri luoghi del mondo, no? Però l'idea del territorio viene perché è un territorio di pratiche, cioè la pratica si situa e crea un territorio, anche se virtuale, mentale o corporeo, no? Per cui attraverso la presenza, la sua politica e dunque la sua economia, la presenza materiale, che è una cosa anche così tanto richiesta negli eventi, perché comincia a diventare rara, no? Per cui non è retribuita, ma è tanto richiesta in realtà, cioè c'è un mercato di richiesta notevole della presenza fisica, corporea. Poi lui citava i tosteri fa tutto un discorso poi in realtà di politica specifica delle arti visive e conseguentemente anche di economie, però effettivamente questa economia dei corpi e degli spiriti che, no, che vengono ad un evento compone un mondo, una specie di lavoro non remunerato in cui c'è quasi un'economia una performance della comparsa, no? Arrivo, faccio la comparsa e allora lì dentro ti dice che corpo produco, che corpo ho, e basicamente l'idea di essere coscienti, di ridere anche perché poi alcune cose del nostro momento sono anche molto belle, è tutto, no, come dire, anche reversibile in alcuni, però ci sono dei rischi, esatto. Ma anche sul discorso di riposarsi, cioè, noi abbiamo riflettuto abbastanza prima di questo evento qua sul riparo. Quale sarebbe oggi il riparo quando la luce della performatività, tra virgolette, se immaginiamo la performatività come un sole enorme, è ovunque, non si può scappare dalla performatività, anche se, e lo dirò in modo un po' estrema così, ma anche se decido di fare il barbone, il fatto di diventare barbone è un'altra performatività. Si cerca di abitare dentro un comune, enfin abitare con altre persone, di scappare anche alla società, produco un'altra performatività. E in sostanza la performatività e la performance a livello sociale è presente in ogni angolo dell'esistenza. E per quello il riparo era una domanda estremamente forte per noi. E forse l'unico riparo adesso, un riparo molto triste che c'è adesso nel lavoro, per esempio del neoliberalismo più o meno, è il burnout o la crisi di depressione, per esempio. È una sorta di conseguenza, ma anche forse un riparo mentale. Se crollo, non posso più performare. Scappo alla fuga della performatività.
E poi l'altra cosa è un po' l'idea di cambiare comportamento, come fanno i virus, come fanno, no, moltissimi animali. Cioè, anche nel voguing, cioè in questo bellissimo documentario, no, c'è un momento in cui parla, vabbè, della popolazione afroamericana e di come in tutti i secoli di oppressione hanno dovuto costantemente mutare il loro comportamento. No? E loro dicono, nel ball, che è la sfilata, tu sei quello che vuoi. No? E quello è il gioco, cioè di continuare a crearti. Però c'è, rispetto al comportamento, per esempio un'altra referenza interessante è Fulvia Carnevale di Clea Fontaine, che ha pubblicato questo libro The Human Strike, in cui in qualche modo suggerisce di non comportarsi come previsto, basicamente, cioè di cambiare costantemente il proprio comportamento. Io vengo dalla coreografia in parte, cioè una grossa parte della mia formazione è coreografica accademica e spesso, e ho fatto anche, ho seguito moltissimi maestri anche orientali e in Oriente per esempio ti trasmettono cose anche vecchie di 4.000 anni e non ti spiegano niente, devi solo copiare, perché la profondità non sta nel speculare intellettualmente su una cosa. A me piacciono entrambi, hai detto questo, io adoro speculare intellettualmente e adoro anche copiare, per cui cioè, per me sono veramente sullo stesso piano, ma sta nel copiare, nel senso che praticando una cosa la si incarna, no? E per cui in qualche modo la risposta che darei io è che la conoscenza si incarna attraverso, è un altro modo per far entrare la conoscenza e per me è molto, io lo sento molto, per esempio non è possibile diciamo. No, no, certo. Ma una possibilità, deve, deve prenderla in conto. Mi di io volevo farvi invece una domanda un po' più tecnica. Dal momento che non ho visto nella mia vita tante lecture performance, che è quello che avete fatto voi stasera, correggetemi se non è vero, no. Volevo chiedervi qual è la vostra personale metodologia di impostazione di una lecture performance, cioè in che modo scandagliate i contenuti, in che modo fate una selezione e in che modo anche utilizzate sia questa parte, appunto tu parlavi giustamente di drammaturgia, quindi come costruite la drammaturgia. E anche in che modo quindi avete utilizzato video, avete utilizzato audio, avete utilizzato voi stessi, vi siete intervallati, eccetera. Grazie. Sì, io direi in sostanza, come diceva Ambra, la speculazione, abbiamo tanto la speculazione uno come l'altra, e dunque anche le video provengono sempre di una speculazione del momento più o meno, quella su. Quello che avete sentito su Terminator è stata veramente una speculazione tra di noi. E il Terminator è sfuggito del futuro, non cercava di salvare nessuno, né Sarah Connor né John, ma cercava di scappare della sua performatività costante, eterna. E incontrando Sarah Connor e John, è messo in mezzo alla guerra, ha deciso di fare finta di, essere di salvarli, ma alla fine cercava solo un po' d'amore. E poi è seguito da un altro che cerca di recuperarlo per portarlo di nuovo nel futuro. Questa era una speculazione, e era una speculazione anche per dire forse il Terminator è il modello di performatività per i tempi che sono di adesso. Sì, questa speculazione avviene un po' ovunque, tipo esatto. In bagno turco, camminando, prima di andare a dormire, i luoghi sono vari. Ma anche la speculazione di Bartleby come un sciamano, è vero che Gilles Deleuze lo descriveva come un guaritore, ma oltre a questo era interessante per noi dire no, Bartleby non è solo il frutto di un scrittore, non è anche il frutto di un filosofo, ma il frutto di una tradizione molto più antica della Siberia. Perché no? E questo tipo di ramificazione un po'
del pensiero, il modo di dire, possiamo guardare nello stesso identico modo un effetto o possiamo trasformarlo, e forse è completamente sbagliato, ma è interessante indagare in questo. E dunque le video hanno questa propensione anche a fare divergere il discorso, mentre il racconto della lecture performance può essere un po' piatto, un po' appiattito anche del fatto di essere letto, dell'interpretazione anche della lettura, il film in sostanza contraddice questo tono, sia un po' a livello tecnico, sono messi nel film, e soprattutto per esempio la nostra mascotte non è un film, ma le air guitarist, fa una sorta di reset nella mente della gente che guarda qualcosa, una performance, non puoi rimanere fredda o di pietra davanti a questo meraviglioso... Anche la pizza nel mare. Sì. La pizza, a dire la verità, era per provocare un olonismo collettivo. Volevamo vedere se succedeva l'olonismo collettivo nel pubblico, e veramente è un po' per quello. Diciamo, se mettiamo una pizza in mezzo al mare, che non è il suo posto originale, diciamo, cosa succederà al pubblico? E il frutto ha la forma particolare e il rumore dell'acqua che può provocare un stato di olonismo. E poi? No. Come abbiamo reagito? Secondo me non avete visto che ha durato 3 ore, perché vi siete persi. Non lo so. E poi, vabbè, poi abbiamo guardato anche molti video di conferenze o tipo anche dei TED Talk, che era un po' il tentativo iniziale di essere molto convincenti e performanti. sì, nutrendosi un po' di, ovviamente, no, di scetticismo e incarnando anche quello che è questo, piuttosto che decidere. Cioè, abbiamo tentato di alternare i registri, ce lo siamo detti, poi ovviamente a volte anche col fatto, no, se ci fossero un po' come si fa a teatro, le repliche, no, e qua ci fossero 5-6 repliche, domani sarebbe più caldo, eccetera. Essendocene una, ovviamente quello che arriva, e poi magari sei un po' teso e lo fai meno, però l'idea è di alternare un po' i registri tra appunto il super performante quasi un po' americano, mentre invece la cosa un po' più... Scusami, sì. È un po' importante di sapere che l'air talking, che sia la conferenza, che la performance finale, meno la performance finale, ma la conferenza cambia ogni volta. Dunque non c'è un air talking che è stato mai lo stesso, che sia a Amsterdam o Parigi o in Italia, è stato sempre diverso. Per quello... è rinnovato, ma per noi è sempre una sorta di challenge. E come diceva Ambra, per questa volta abbiamo deciso di ispirarsi molto della TED Conference, che per noi è una sorta di paradosso, il TED Conference, è una sorta di contenitore di cose molto interessanti, ma anche di cose schifosissime, di cose orrende. A volte sembra più un discorso di coaching di imprese per catturare il cliente, che è una sorta di riflessione che andrebbe oltre alla... No, sono estremamente tecniche, e per esempio don't tell who you are and what you do, but why you do, è un TED Conference che per me è uno dei più spettacolari. A me ha fatto molto paura, perché lui è veramente uno che convince tanto, ma il discorso è veramente come catturare, come... E lui paragona le imprese, l'oggetto delle imprese a David Luther King, Martin Luther King, e mi fa pensare a queste pubblicità di banche dove c'è John Lennon che dice qualcosa, o quella della Engie. Per me sono delle cose che mi... Enfin, non so, forse un marinaio muore ogni volta che c'è una pubblicità così, no? Pensate di farlo anche sul registro verbale, cioè i modi che vengono utilizzati su tutte le parti contemporanee, cioè le frasi dicono gli aggettivi, non so perché, per questa cosa non viene decisa la grande laica, ma ogni volta si dice didascale, come vedete. Quello potrebbe essere un glossario mentale, no? Presente gli esercizi di visualizzazione in cui, esatto. Poi c'è già il programma in cui non lo pensi, un po' come i mantra silenziosi, lo pensi ma non lo dici, no? E lo fai solo con la tua mente. Ma per esempio a Varsavia, durante una residenza, abbiamo già creato tutto un piano pubblico di urbanizzazione in cui abbiamo pensato di spostare tutta la gente sugli alberi. Era una conferenza che era un po' simile a quella, molto più teatrale, tra virgolette,
e tu, quel piano era estremamente reale. Abbiamo pensato come dialogare con le luci, lì per esempio, perché siamo nuovi a arrivare negli alberi, dobbiamo imparare a abitare con le ex former abitanti. E dunque anche che tipo di musica, che tipo di gesti, che tipo di... Enfin, tutto il lessico dei movimenti, dei gesti, di quello che portiamo negli alberi. E questo tipo di speculazione anche è molto legata al nostro lavoro. Dunque, perché no? Sì, un giorno ci sarà qualcosa sugli aggettivi dell'arte, forse. Non ho assistito purtroppo a tutta la talk, ma mi è venuto in mente ascoltandovi un po' l'accento di Paul Forvienne e anche la pronuncia di Amr. E volevo chiedervi in realtà che rapporto avete con la traduzione in relazione anche alla performance, no, poi se l'avete già detto, scusatemi, però in relazione alla performatività e di fatto la traduzione è una trasposizione, quindi parlavate di altre culture, di come apprendere. Volevo chiedere se come gioca la traduzione per voi nella performatività. La tradizione? Traduzione. La traduzione. Ah, okay. La traduzione è per me sempre un'interpretazione, per forza, perché passa attraverso il filtro che sono io, e in parte anche un'appropriazione, no? Io e Paul Forvienne abbiamo vissuto a Berlino tanto tempo, per 8 anni, il che credo che in qualche modo faccia sì che siamo abbastanza sradicati, nel senso che comunque Berlino è un po' un non luogo, o almeno lo è stato. Conseguentemente era un po' tipo, a me ricordava l'isola dei bambini sperduti di Peter Pan, no? E conseguentemente un po' quello che succede un po' a Berlino, che ci si appropria, forse in tutte le grosse città così ipertrofiche, dove uno pensa che tutto accade lì in quel momento, no? E per cui prendi e mangi tutto quello che ti arriva, in qualche modo, cioè non lo fai, poi sicuramente riscopri e dici, ah, l'ho filtrato così, qualcuno te lo dice, no? Magari tu percepisci un nostro tradurre che tu magari non tradurresti, no? E per forza di cose in quello c'è quello che sono io, che è lui, però sicuramente abbiamo anche... sviluppato molto piacere nel mischiare cose che non starebbero assieme, e quello è un modo di tradurre, nel senso che ti faccio incontrare, no? È anche un incontro, ti faccio incontrare una cosa che non sarebbe, non succederebbe lì, e invece tu adesso, e per cui da lì poi si crea una nuova mappa, cioè basicamente non so se hai risposto alla tua domanda, però. Ma forse la performatività ogni tanto è snaturare qualcosa, snaturare un ambiente. E come diceva Ambra, forse portare qualcosa che non ha, di cui la natura non è di essere in questo posto, portarlo in questo posto e dire adesso cresci, muti, divergi. È un modo interessante della performatività. Forse il lato più interessante per me della performatività, del modo in cui lavoriamo sulla performance, più dell'interpretazione, perché io non sono un attore, per esempio, non sono un grande attore, piuttosto è l'idea di portare qualcosa a un ambiente, un altro ambiente, e vedere come reagisce. E la stessa cosa per il pubblico. In sostanza, il pubblico è portato a un altro ambiente, non so se c'è abbastanza ossigeno, non so se c'è abbastanza caldo o abbastanza freddo, ma si abitua, si entra dentro e si modifica con questa cosa. La performance è un po' quello, è un universo che modifica tutto quello che contiene, e per la traduzione è un po' lo stesso, traduce tutto ma non nel senso in cui tu l'aspetti, forse. Niente. Allora, una domanda che in realtà mi è venuta in mente adesso, quindi spero di riuscire a formularla in maniera così. Vabbè, conosco il vostro lavoro e vabbè, faccio un complimento al microfono. Una cosa che adoro è il fatto che sia profondamente ironico, ma di un'ironia pregnante, che si prende sul serio, che non depotenzia i contenuti ma che invece li avvalora, che credo sia una cosa rarissima nello scenario dell'arte contemporanea oggi. Io questa battaglia aperta ormai contro l'ironia depotenziante, no? Quella cosa del dai, non vuol dire niente però fa ridere, ecco. E questo mi ricollega alla domanda.
la vostra analisi rispetto alle economie delle presenze, se così possiamo definirle, insomma, anche della performatività che coinvolge direttamente anche lo spettatore, è perfetta. Mi viene da chiedere dov'è l'ultimo elemento, ovvero sia la produzione di esperienza, la produzione di oggetti, la produzione di bla bla bla, perché effettivamente se ci sono, no, se c'è questa richiesta di presenza è perché obiettivamente vengono prodotti diciamo dei contesti, degli oggetti, un qualcosa da fruire, e sarà che sono reduce dalla fiera, quindi particolarmente colpita e livida, mi viene a farmi delle domande anche rispetto a una possibile ecologia della produzione, dell'iperproduzione di oggetti, eventi, performatività anche in questo senso. Non so, forse è semplicemente una paranoia mia, ma ho sempre più l'impressione che ci sia troppo è avvalorato da infiniti apparati di, per l'appunto, produzione di non si sa bene che cosa, da accademie, corsi di curatela, questo, quell'altro, serali, bla bla bla. Cioè, come se c'è un moltiplicarsi effettivamente degli oggetti, intesi sia come esperienza sia come oggetto effettivo, che ha tutta la mia antipatia, da fruire a sua volta. Ecco, la dimensione dello sciopero, che forse qui si ricollega un pochino di più alla forma origine, se vogliamo, più convenzionale dello sciopero, in che modo? Cioè, avete riflettuto anche su questo punto? E se posso chiederlo, da artisti, vi siete mai posti questo tipo di domanda, ovvero sia quando produrre, quando non produrre, se è lecito operare anche questo senso delle forme di sciopero, o pensate che sia un non problema generato dal fatto che, non lo so, forse manca l'energia per fruire di tutto? Domanda. Da un po' uno, adesso comincio in maniera magari un po' caotica, però uno, scioperare da artisti non ha nessun senso, no? Nel senso che storicamente anche ci sono una serie di casi, nell'articolo che citava Polfina di Tosteyer, lei cita tutta una storia, no? Di questo Djordjevic che chiede a vari artisti anche molto famosi di scioperare negli anni 70, gli dico guarda, è un anno che sciopero ma non è successo niente, conseguentemente adesso io inizio, ritorno a fare lavori. Oppure Daniel Buren che dice sì certo, io sciopero da 20 anni, faccio la stessa cosa, per cui in qualche modo ho messo in sciopero, sì. Assolutamente, però cito, non sto, in questo caso non sto facendo l'avvocato, però in qualche modo questo sì, da artisti sicuramente la domanda è appunto cosa serve per formare se tutti performano, no? In qualche modo, cioè se tutto è, non c'è un fuori, per cui non, tu non rompi e vai fuori, dici ehi sto performando, ma sei dentro, come fai? In realtà secondo me non c'è mai stato un momento storico in cui è più importante di sempre fare performance, andare a teatro, fare corpo collettivo, guardare, prestare attenzione e spendere tempo per sentire, farsi, avere pazienza, no? Perché spesso con le performance bisogna avere pazienza, perché comunque è un atto così fragile. E rispetto alla produzione anche degli oggetti, io da artista che fa maggiormente performance, e ogni tanto, lo ricordo sempre, faccio anche degli oggetti, perché così, però avendo una formazione, e questo veramente è una formazione che mi hanno talmente massacrato, no? Ogni gesto che tu fai deve essere talmente vero, cioè Giuseppe deve avere un senso, deve avere il diritto di vivere. Conseguentemente se non ha diritto di vivere lo senti subito, anche perché fai una figuraccia o ti senti inadeguato, il pubblico te lo dice subito e lì già c'è un'ecologia, cioè il teatro è ecologico, le pratiche teatrali coreografiche, perché o ti stanchi troppo o fai una roba che non è bella, esci dal tempo, non fai ridere, non, no? Perché è proprio un'etica della produzione in quel senso lì te la dà. Rispetto alla ipertrofia degli oggetti e della produzione non c'è riparo, secondo me, infatti, non c'è nessun riparo. E conseguentemente noi usiamo in questo progetto della scuola della fine del tempo la parola tecnologia, non come tecnica, cioè come una serie di cose che esistono già e sono patute, è una tecnica, ma come, no, un nuovo modo di, cioè invento una tecnologia, cioè l'air talking volendo è una tecnologia, perché io invento un modo per un nuovo modo di nuotare, cioè se l'acqua è inquinata non penso, oh voglio andare in aria perché non ho le ali, perché l'aria forse non c'è più, sono obbligata a stare nell'acqua, allora invento un nuovo modo di nuotare, magari mi faccio venire le branchie, c'è molto Deleuze anche, no? Così. Comunque
Non so se ho risposto, Giulia, però più o meno. Ma poi secondo me nel scioperare c'è sempre qualcosa che non è mai tanto nero o bianco. Il scioperare, io mi ricordo che ero a un opening a Berlino e ero con questo artista svizzero e c'era una massa veramente di artisti che andavano dal gallerista e era tutto un spettacolo da guardare e ovviamente io ero abbastanza cinico, abbastanza, avevo un po' di derisione a guardare tutti questi artisti che facevano in fila praticamente una battuta ciascuno al gallerista. Se mi sembrava che come per i templari si andava a baciare i testicoli di qualcuno. Ma e dunque ho detto, ma cosa fanno? E questo artista svizzero che conoscevo un po' non tanto bene si incazza e dice, lavorano. Io mi ricordo questa, mi sono detto, ma che lavoro è? E già all'epoca era questo cosiddetto lavoro della presenza. Allora, avrei potuto fare anche, come l'ho fatto all'epoca, fare la diva e dire, io non lo faccio, guardate come sono puro e bianco e geniale, non lo faccio, non abbraccerò mai questo gallerista, non farò mai niente. Ma allo stesso tempo posso dire che loro hanno sbagliato a fare questo lavoro della presenza, forse perché in mezzo dell'arte c'è il fatto che, non, come diceva Ambra, scioperare non ha senso perché è l'esistenza dell'artista in gioco. Quando smette di fare arte, più o meno smette di vivere. Per smettere di fare arte per un artista, una decisione o di rompere con la vita o di creare una vita completamente nuova. Questa scelta non la potrei mai giudicare. Il sciopero è una cosa terribile. E l'unico tra i pochi che l'ha fatto, Materese o no, e ha fatto uno sciopero, ha smesso di produrre e l'ha fatto concettamente, è una decisione estremamente dura. Che poi in realtà fa delle cioè in realtà poi lui cammina, scrive poesie, cioè fa il poeta, sì, sì, che è il massimo dell'artista, cioè basicamente poi alla fin fine, no? Si è tuffato in una riflessione centenaria. Io un po' ho scritto la tesi di master sulla fine dell'arte, quest'anno, cioè l'anno scorso. E mi è capitato, ho voluto passare il tempo, una giornata, con una coreografa che ha smesso di fare la coreografa ed è andata a fare il pastore in montagna, nelle montagne svizzere. Era fatto dopo aver letto Walden, basicamente, o Vita nei boschi. E non lo so, cioè, perché poi lì dentro c'è la felicità o non la felicità, no? Cosa mi rende più felice, quanto riesco a essere felice nonostante nell'infelicità della iperproduzione, ipertrofia, iper tutto, senza riparo, ma nonostante tutto, voilà, oppure, perché poi lì dentro la felicità e il piacere, secondo me, sono, e anche quelli sono stati talmente spostati e un po', no, tirati via, e poi ci rimbalzano indietro come cose non nostre, cioè cosa mi fa piacere, veramente, e come dice Paul Femian, lo scioperare per un artista è devi diventare qualcun altro, basicamente. No, no. No, come giustamente dicevi prima, dice un attimo di forma di libertà in ballo, che anche ritirarsi dal lavoro, certo, per fare il tutto della situazione in wild, ecco, c'è un altro. In realtà sì. Però il gruppo di questo singolo che sicuramente sta secondo parte delle sue. Però il composis è, certo, è una mangiata, certo, e non mi aiuta dal punto di vista di produzione di un'ecologia che esiste, no, nel senso credo, e tutti gli altri sono diritti, no? Allora, la domanda che vi facevo è non tanto di smettere di fare l'artista, ma se ci sono delle modalità di sciopero dare per stare in fianco, no? a dei nomi, degli apparati, delle modalità di produzione che sono estetici, che sono probabilmente quando io penso su psicologia, certo, cioè, nella performatività forse c'è un senso naturale del prodotto, tranne io direi che c'è un prodotto che dura per evitare che si sono valorizzati, perché se il titolo che viene richiesto un artista per quanto sia uno che riceva sia acquistato anche la persona che ci facciate in qualsiasi certo qualsiasi per lasciare un valore anche come si, però mi domando se fosse tutti quanti noi un po' come artisti, curatori, figuranti che fanno una parata, eccetera, eccetera, ogni tanto dovessi, cioè, davvero provare a chiederci se c'è qualche tipo di tentativo, cioè un approccio, una cosa anche mobile e mangiata, diciamo, per mettere in forma, per forse instaurare
passaggio di riflessione produttiva su quella che è l'economia dell'economia della produzione in un contesto che era molto condiviso. Certo. Senza... Avevamo bisogno di una classe artistica più o meno. E il problema è che non c'è una comunità più distesa, enfin non so, distaccata uno dall'altro dell'artista. Stranamente non c'è persone con cui passo un migliore tempo dagli artisti, con gli artisti passo un tempo meraviglioso, ma allo stesso tempo ho sempre sentito che gli artisti hanno questa individualità molto strana che è difficile raggruppare come una classe. Poi ci sono veramente quelli che vogliono solo vivere per loro, solo essere così. Ma un giorno in cui ci sarà una classe artistica, forse si potrà pensare in questo modo. Scioperiamo tutti e facciamo quello che l'industria ha fatto 50 anni fa, o 70 anni fa, o 100 anni fa, e lo facciamo per la prima volta come artisti. Ma forse non sarà mai il caso, non so. Era solo per... Non per... E su questo. Ta-tan. Grazie. Grazie mille.